Noi un anno siamo stati accolti in un centro che facevano contemporaneamente un campo estivo di bambini di Scampia. Non so se posso dirlo. Una bambina che si chiama Maria, quando li vide esordì così, ma chi sostenere? Dopodiché dopo 2 giorni giocavano in piscina, stavano sempre assieme e quando ce ne andammo Maria era particolarmente triste. Napoli ospita 10 bambini saharawi con un progetto di accoglienza e amicizia avviato da molti anni. Assieme ai 2 accompagnatori, Lemneia e Mohamed, i bambini sono stati ricevuti nel pomeriggio nell'aula del Consiglio Comunale. È un progetto in cui i bambini fanno qui un campo estivo, i bambini hanno tutti i genitori, vanno tutti a scuola. Tanto per capire, loro abitano in una zona del deserto d'Algerino in cui in questo momento, in questo semplice istante, ci sono 55 gradi. Noi facciamo un progetto, come dire, un campo estivo in cui i bambini giocano, stanno con i bambini italiani possibilmente, napoletani, quelli che capita, e poi c'è anche un progetto ovviamente di screening medico. Io sto venendo in questo momento dall'Università Federico II, abbiamo fatto una visita oculistica e abbiamo fatto nel passato, anche, cioè nei giorni scorsi, anche visite di altro tipo, tutte specialistiche, pediatri e così via. Quindi è un progetto, come dire, molto articolato. Il popolo saharawi vive nel Sahara occidentale, in un territorio delimitato a ovest da un lungo muro costruito negli anni 80 dal governo marocchino. Da molti anni il fronte Polisario chiede il diritto di autodeterminazione del popolo saharawi. Il territorio del Sahara occidentale è un territorio non autonomo, iscritto nell'elenco dei territori non autonomi dal 1963, e questo vuol dire solo che c'è un territorio a cui appartiene un popolo, un territorio ben delimitato geograficamente, e questo popolo ha il diritto a un referendum per l'autodeterminazione, dove tutti hanno la possibilità di votare, ed è la proposta che il Polisario ha presentato alle Nazioni Unite, che è molto in linea con alcune proposte fatte dagli inviati speciali del segretario generale. Un periodo transitorio che permette una riconciliazione, una ricostruzione di fiducia tra gli abitanti del territorio, un periodo che va da 4 a 5 anni, dopodiché un referendum dove la popolazione gli viene data la possibilità di votare o per un'integrazione totale al Regno del Marocco, una regione autonoma o uno Stato indipendente. Il progetto di accoglienza riguarda complessivamente 300 bambini saharawi ospitati in diverse città italiane. A Napoli se ne occupa il Comune in collaborazione con le associazioni Bambini Senza Confini e Tiris. È un momento anche significativamente oggi con le magliette rosse di questi bambini che hanno una campagna a Napoli, in Italia ma in tutta Europa, di vicinanza ai nostri territori, ai nostri bambini, alle nostre abitudini, e per loro un'occasione di istruzione e di svago lontano dai campi sahrawi cui purtroppo un malandato diritto internazionale li costringe. Si tratta oggi di rilanciare il ruolo di Napoli nel Mediterraneo come una prepista per la cultura del dialogo, della pace e della cooperazione.